Assessore, da oggi a Villa Serra un defibrillatore per l'utilizzo all'interno del parco, uno strumento molto importante che può salvare delle vite. È una bella scelta della Croce d'Oro di Manesseno che l'ha messo a disposizione e potrà, se necessario, salvare delle vite. All'interno comunque di una campagna di ampliamento della presenza dei defibrillatori, soprattutto dove ci sono molte persone, e questo è il caso di Villa Serra, perché l'intervento immediato su un arresto cardiaco è fondamentale per salvare la vita di una persona. Perché questo accada, oltre alla macchina, è necessario che tante persone, anche le persone che passano, possano intervenire. Per farlo occorre una preparazione, non è complicata, ma va fatto un corso e io invito molti, soprattutto i giovani, a prepararsi e a farlo. Il 118 ne organizza molte, le pubbliche assistenze sono un punto di riferimento. Ecco, parlando sempre di sanità, in questi giorni si parla molto dell'ospedale del Ponente. Proprio domani si incontrerà con il sindaco Doria, sarà un ospedale che servirà molto alla Valpolcevera. Sarà l'ospedale della Valpolcevera e del Ponente e servirà un bacino di 300.000 abitanti. Abbiamo messo a punto uno studio con due possibili localizzazioni. Insieme al comune dovremo, e ai municipi dovremo decidere la sede, la localizzazione migliore, esaminando i pro e i contro di tutte le ipotesi. E poi rapidamente su quella scelta costruire uno studio di fattibilità completo e noi contiamo anche entro l'estate di destinare una quota di fondi sviluppo e coesione appunto ai nuovi ospedali e quindi cominciamo a mettere in moto nel corso di quest'anno la scelta localizzativa. Abbiamo già individuato i contenuti funzionali, cioè le attività che ci devono essere. Sarà un dipartimento di emergenza, avrà quindi tutte le specialità che servono, attorno ovviamente a un pronto soccorso costruito modernamente con gli spazi adeguati, non come adesso che purtroppo sono un po' ristretti quelli di San Piero d'Arena, e poi sarà una corsa per essere pronti a cogliere anche tutte le opportunità di finanziamento che nazionalmente potessero venire. Ecco, e per quanto riguarda invece la Casa della Salute in Valpolcevera? Ma io penso che con gli stessi fondi che destiniamo alla sanità metteremo una quota di alcuni milioni per la Casa della Salute della Bassa Valpolcevera, considerando che con l'ospedale di Pontedecimo e con la sede di Via Bonghi, Pontedecimo e Bolzaneto ce l'hanno già, Rivarolo è un po' scoperta invece e credo che possa, nella zona di Teglia dove col comune il Comune ha individuato alcune ipotesi, quando si chiude, diciamo, la scelta, anche in quel caso noi avremo le risorse. Quindi la sanità della Valpolcevera nell'arco di un po' di anni potrà ulteriormente evolvere verso obiettivi che sono da tempo perseguiti e che per una ragione o per l'altra è stato difficile attuarli fino adesso.